Salve amici, bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, io sono Luca Faustino e questo è il diritto semplificato. Come vedete dalla copertina, oggi parlerò dell'omicidio colposo. Abbiamo già visto nei video precedenti che il nostro codice contempla tre forme di omicidio: l'omicidio doloso, l'omicidio colposo e l'omicidio preterintenzionale. Dell'omicidio doloso ho già parlato nel video precedente. Il video sull'omicidio preterintenzionale uscirà invece in questi giorni. Prima di cominciare con il video, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like. Grazie per tutti quelli che si stanno iscrivendo, in particolare nell'ultimo mese abbiamo fatto davvero dei grandi passi in avanti. In base all'articolo 589 del codice penale, chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L'omicidio colposo si ha quando l'evento morte non è voluto e si verifica per altri motivi. Tali motivi vanno rinvenuti essenzialmente nella violazione delle regole cautelari. Per fare un esempio, quindi per non incappare in degli errori, se Tizio spinge l'amico Caio, così per scherzo, Caio arriva a terra, sbatte la testa e muore, si tratta di omicidio colposo. Quando invece Tizio vuole la morte di Caio e attraverso qualsivoglia comportamento ne comporta appunto il decesso, in quel caso si parlerà di omicidio doloso. L'omicidio invece preterintenzionale è un omicidio che si consuma quando Tizio, attraverso lesioni o percosse, procura la morte di Caio. Cosa fondamentale, però, è che Tizio non vuole che si verifichi l'evento morte, in quanto in quel caso si parlerà di omicidio doloso, ma Tizio vuole procurare delle lesioni, delle percosse a Caio, ma non vuole la morte. All'interno dello stesso articolo 589, ma al secondo comma, troviamo disciplinato l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, comunque sul lavoro. Ed opera questo dato come circostanza aggravante della fattispecie base, quindi quella disciplinata all'articolo 589. Ai fini della sussistenza di un delitto colposo di evento, del quale proprio l'omicidio colposo incarna l'archetipo, si richiede non soltanto che la condotta umana casualmente produttiva dell'evento costi nell'inosservanza di una regola cautelare, ma altresì che l'evento realizzato si risulti essere la concretizzazione di quello specifico rischio che, ex ante la regola violata, mirava a prevenire. In realtà, specificatamente, questa seconda condizione è stata non di rado elusa dalla giurisprudenza formatasi in questa materia. E non si può quindi condividere l'assunto di, pur essendo un autorevole consigliere di sezione della Corte di Cassazione, alla stregua del quale la giurisprudenza della Suprema Corte avrebbe recepito senza riserve il criterio della concretizzazione del rischio. Che le riserve, contrariamente a quanto ho appena detto, sussistano e in misura non irrilevante, lo dimostra la prassi giurisprudenziale formatasi con riferimento alla portata cautelare di talune disposizioni segnatamente pertinenti alla sicurezza sul lavoro. Per esempio, l'osservanza della disciplina concernente le scale prevista all'articolo 113 del decreto legislativo 81 del 2008 non è finalizzata a neutralizzare un singolo evento che la sua trasgressione può originare, ma tutti gli accadimenti collegati ai rischi che questa può attivare. Una totale elusione di questa esigenza
può invece rinvenirsi negli arresti secondo i quali si dovrebbe ammettere l'esistenza di norme cautelari dirette a scongiurare l'astratta possibilità del verificarsi di eventi alcuni dei quali possono essere ancora ignoti al momento della loro emanazione. Se non che è evidente che non può costituire realizzazione di un rischio prospettabile ex ante nell'ottica dell'organo abilitato a porre le cautele, un evento ancora ignoto a quel medesimo organo, sia esso pure e a maggior ragione lo stesso legislatore. Di fatto quindi lo schema di addebito di un siffatto evento finirebbe con il modularsi secondo gli schemi della responsabilità oggettiva e non secondo quelli della colpa. Bene amici, il video è finito. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a lasciare un like se il video vi è piaciuto. E alla prossima. Ciao!